Villa della Regina, fatta edificare dal cardinal Maurizio di Savoia nel 1617 su progetto attribuito all'architetto ducale Ascanio Vitozzi, è uno tra i pochi esempi di villa con giardino all'italiana presente in Piemonte. L'edificazione della villa avvenne in un periodo caratterizzato dalla transizione tra manierismo e barocco, dall'espansione del Ducato di Savoia e dall'ascesa della corte sabauda nel contesto europeo. Si determinarono così le condizioni per lo sviluppo di un'arte di corte, cui Cardinal Maurizio, fratello del Duca Vittorio Amedeo I, diede notevole impulso. Era il periodo delle accademie. A Roma fioriva l'Arcadia, a Torino l'Accademia dei Solinghi, fondata dal Cardinale, che usava riunire nella villa artisti, intellettuali e politici, i quali si intrattenevano in discussioni filosofiche, in dotte disputazioni, in indagini matematiche. Il cardinal Maurizio alternava la sua residenza tra Torino e Roma, dove ebbe l'occasione di soggiornare nelle ville dei cardinali romani, a Tivoli, Frascati, Caprarola e Mondragone. Furono proprio queste ville i modelli cui il cardinale si ispirò per la sua Vigna del Piemonte. Villa della Regina non è la semplice riproposizione degli elementi scenografici delle ville romane seicentesche. La villa e il suo giardino obbediscono ad una rigida impostazione classica, derivata dalle proporzioni e dagli elementi del teatro romano. Questa regolarità dell'impianto, basato su precise regole metriche, che da allora non furono più trasformate, anzi costituirono motivo per la sua conservazione, potrebbe rivelare l'intervento dell'architetto Vitozzi. Lo sviluppo del complesso si articola nell'arco di 4 secoli, con successivi interventi di trasformazione che hanno innestato i dettami stilistici barocchi su una preesistenza tardo-rinascimentale. Nel 1620 l'impianto dell'insieme Villa-Giardino è formato da 3 parterre centrali di 50 metri di lato, con retrostante anfiteatro a semicerchio di 75 metri di raggio. Non è ancora edificata la prospettiva centrale, realizzata nell'ambito di successivi interventi attribuiti ad Amedeo di Castellamonte. Nel 1657 muore Cardinal Maurizio e la moglie Ludovica soggiorna ancora nella villa sino al 1685. Da allora l'edificio passa in uso alla regina Anna d'Orléans, di qui il nome Villa della Regina. Nel 1684 erano già compiuti l'asse centrale prospettico, l'ampliamento di ulteriori 25 metri di raggio dell'anfiteatro, il gran rondò con al centro il ninfeo del Nettuno e le rotonde laterali. Nel 700 fu lo Iuvarra ad occuparsi della villa ed in particolare di alcune sistemazioni interne. Ma l'importanza del suo intervento è più ampia, in quanto il suo pensiero ha influenzato il barone di Tavigliano, al quale era stata affidata la risistemazione del complesso. Le scale a forbice delle rotonde, i muri di contenimento dei viali con sovrastanti balaustre, gli obelischi e il belvedere denunciano l'influsso e curiose similitudini con altri elementi compositivi dello Iuvarra. Nel 1780 gli interventi erano terminati. L'insieme del giardino è arricchito di strutture scenografiche. Venne costruito nelle forme attuali il padiglione dei Solinghi, espressione della ricerca barocca di bene ambientare prospettive scenografiche con le quali ottenere piacevoli effetti di linee e volumi, di luci e di ombre. Thank you.
edificata anche la rotonda, che in una nicchia ospita una delle due statue attribuite al Bernero presenti nella villa. Da questo punto si gode di una bella visuale che infila le arcate a terrazzo e raggiunge il corrispondente manufatto, base scenografica del padiglione dei Solinghi. Il Belvedere è considerato il più alto e il più bello ornamento architettonico del giardino. Ricorda i ninfei delle antiche ville romane. Della villa è il risultato di un naturale e logico svolgimento dei principi rinascimentali, tradotti secondo il gusto e le aspirazioni seicentesche. In questo tipo di giardini sono infatti predominanti gli elementi architettonici che condizionano l'impiego del verde ridotto a forme volute, quasi si trattasse di un qualsiasi materiale da costruzione. Un giardino così concepito è portato ad accogliere soltanto quelle piante che possano contribuire all'effetto architettonico d'insieme. Dunque utilizzo di siepi, sempreverdi a fogliame minuto, e spalliere di arbusti, ridotti a forme geometriche regolari. Il collegamento con il paesaggio circostante si realizza a Villa della Regina tramite la grande quinta arborea disposta a semicerchio attorno al giardino. Il collegamento tra la villa e il giardino circostante è invece realizzato tramite propaggini murarie, scalee, gradinate e parapetti, che ripropongono nuovamente l'integrazione tra masse arboree e masse murarie. Come molte ville seicentesche, anche la Villa della Regina è posta su un forte declivio, ridotto a forme geometriche regolari, con terrazzamenti e spiazzi, che modificano integralmente l'aspetto naturale. La direttrice principale, che culmina nel Belvedere, affronta decisamente il pendio e su di esso si incardinano tutti gli elementi della composizione. Come per gli elementi arborei, anche l'acqua è impiegata nelle ville seicentesche con un intento esclusivamente decorativo, diventando un ulteriore elemento scenografico. Se ne sfruttano le possibilità dinamiche, realizzando nel suo procedere zampilli e cascate, catene d'acqua e fontane, per poi essere raccolta a valle in bacini e vasche. Si compone così il teatro d'acqua, vera e propria invenzione ed elemento di attrazione del giardino seicentesco. A Villa della Regina l'acqua sgorgava da una sorgente posta nella collina superiore e veniva immessa nella fontana centrale sotto il Belvedere.
dal belvedere l'acqua scendeva a cascatelle lungo la gradinata che ospita ancora oggi la statua della Naiade. In seguito, l'acqua veniva incanalata per raggiungere una peschiera attigua ad una grotta artificiale rivestita di conchiglie e tufi, elementi ricorrenti in questo genere di giardini. Tramite canali sotterranei, l'acqua alimentava altre piccole vasche e zampilli per giungere alla fontana del vivaio di pesci posta innanzi alla villa. La fontana circolare del Gran Rondò, situata in basso all'ingresso della villa, rappresentava il momento finale dei giochi d'acqua. Analogo insieme architettonico, sempre progettato da Amedeo di Castellamonte, si ritrova nel giardino del castello di Aglié. Purtroppo le condizioni attuali della villa non consentono di ammirare il magnifico insieme scenografico che si poteva ancora osservare verso la fine dell'Ottocento. Il degrado iniziò con il passaggio della villa all'Istituto delle Figlie dei Militari, avvenuto nel 1866. Si operarono drastici interventi di modificazione interna, conservando solo gli appartamenti detti del re e della regina. Anche il giardino venne lentamente modificato con l'impianto di alberi di alto fusto e da frutta, che in seguito hanno infestato buona parte del giardino, stravolgendo l'originaria e complessa scenografia. La Seconda Guerra Mondiale causò gravi danni alla villa e il successivo abbandono non fece altro che accelerarne il degrado. A nulla valsero i piccoli interventi di restauro, non coordinati fra di loro e che non hanno affrontato il problema della destinazione d'uso del complesso. Lavori di restauro sono attualmente in corso ed è probabile che in un breve lasso di tempo inizi il recupero complessivo di villa e giardino. Infatti, come abbiamo visto, essi sono indissolubilmente legati e il restauro deve necessariamente riguardare l'insieme del complesso. È dunque possibile ripristinare il giardino nelle sue forme originali, poiché la sua struttura si fonda su uno scheletro edilizio ancora oggi conservato e rilevabile. Propone quindi un insieme architettonico-paesistico autentico, restituendo all'originale splendore questa delizia sabauda, antica quinta scenica della città.